Allora, innanzitutto ringrazio Domenico per aver ricordato delle cose che abbiamo cercato insieme, abbiamo pubblicato molti anni fa su un giornale che era edito proprio da Giampaolo Palma, Municipium, scomparso Giampaolo Palma, e notizie locali legate proprio al periodo storico di cui parlo a Tiepolo. Infatti il mio primo incontro con Tiepolo avvenne perché cercavo notizie sull'eccidio di Isolde e mi era venuto in mente di cercarlo fra le memorie dei militari francesi. Tiepolo, in effetti, pur essendo un militare francese che aveva partecipato all'eccidio, quindi uno dei colpevoli, diciamo, è forse quello che lo descrive meglio. Io da nessun'altra parte ho trovato una descrizione così cruda di quell'eccidio come quella che fa Tiepolo. Tiepolo poi parla di altre cose, parla pure di Arpino, perché ad Arpino non ci fu solo il momento del miracolo della Madonna di Loreto. A dicembre i francesi erano passati qua, guidati da Bonfilo a Lacroix. Lacroix significa la croce, ma questo arrivò e Arpino non mise proprio in croce perché pretese dei tributi spaventosi che non riuscirono a pagare, si fece firmare obbligazioni, praticamente saccheggiò il paese. Da questo poi derivò la rivolta di cui parla Ugo Foscolo, quella successiva, perché chiaramente la gente taglieggiata in quel modo si è ribellata. Cadaveri di francesi nudi sparsi per strada, dice la descrizione, quindi la rivolta fu poi ad Arpino, tra l'altro, aveva un capomassa oltre diciamo le famiglie nobili che partecipavano per la Repubblica Napoletana, aveva anche il popolo che invece costituì la massa e ha combattuto nei pressi di Capua. Mi dava un certo Bianchi, però non ho mai trovato un nome, il cognome, non ho mai trovato un nome. E niente, io credo che questo libro sia importante proprio perché narra la storia dal punto di vista dei francesi e comunque conferma la loro ferocia, conferma gli eccidi, conferma un sacco di cose. Sfada pure delle leggende di quanto parla che erano entrati a Napoli c'erano state 10.000 morti, immaginate, per strada, cadaveri morti, case distrutte, incendiate, eccetera eccetera. Questi che fanno? Mandano in scena un'opera buffa nel teatro San Carlo e accolgono i francesi in trionfo. Cioè, sembra assurdo quello che lui dice, ma noi da tutte le parti dove siamo entrati abbiamo sempre chiuso i teatri, in qualsiasi paese. Qui invece addirittura ci invitano una cosa, un'opera buffa poi, fra l'altro. Un'opera buffa. Che rappresenta cosa? Il matrimonio segreto di Cimarosa. Quindi immaginate, cioè proprio si era creata una frattura fra la gente avvocata e il popolo che ancora esiste. È una frattura che secondo me è nata in quel periodo e esiste ancora oggi. Cioè, due parti della stessa popolazione che vivono una storia diversa e vedono le cose in modo completamente diverso. Quindi io non ho altro da dire. Leggetelo. Quindi, anche tanto, ha sforato di lui.